Abbiamo ripetuto più volte anche nel documento attuale del PNRR questo fatto viene sottolineato, che il digitale è pervasivo, il digitale è orizzontale, deve nella società italiana intervenire in tutti i settori, in tutti i silos verticali e quindi conseguentemente vi è una quota rilevante prevista dalla Commissione europea di investimenti sia diretti che indiretti sul digitale. Se ci vogliamo riferire agli investimenti direttamente intestati allo sviluppo delle infrastrutture digitali, andiamo a guardare quella che è la prima missione e la componente 2 della prima missione. All'interno di questa area sono previsti investimenti su banda larga, 5G e monitoraggio satellitare per un ammontare di 3,1 miliardi, suddivisi in 2,2 per la parte banda larga e 5G più 0,9 per il monitoraggio satellitare. A mio parere in realtà stiamo parlando di 2,2 miliardi. In effetti si tratta di un ammontare che dovrebbe essere rivisto, è un ammontare che tutti giudicano insufficiente rispetto alle necessità. Per esempio la società Infratel stima un fabbisogno di circa 8,5 miliardi per gli aspetti relativi alle infrastrutture, fra cui anche ovviamente il VHCN che voi avete menzionato. Solo per lo sviluppo delle aree grigie Infratel prevede circa 3,6 miliardi di fabbisogno. Dunque, la digital transformation è chiaramente un aspetto chiave che riguarda il PNRR, ma più in generale le esigenze di ammodernamento della nostra struttura economico-sociale. Va tenuto in conto che il processo di digital transformation richiede un esame accurato settore per settore. È difficile dare una ricetta unica in relazione alle esigenze di digital transformation. Richiede riforme di modelli di business, richiede l'interazione all'interno della catena del valore e fondamentalmente, cosa che spesso viene sottovalutata, richiede la capacità di coinvolgere e formare le human resources, le risorse umane dell'azienda o della pubblica amministrazione. Quindi è un processo complesso, anche lungo, si commettono errori e bisogna operare talvolta in ottica, come si dice, cut and try. Detto questo, se vogliamo invece fare un accenno alle tecnologie, possiamo dire questo. Sicuramente una delle tecnologie fondamentali è il 5G. In Germania sono già partiti già da 2 anni a modificare i modelli delle grandi imprese tedesche, in particolare quelle del settore automotive, operando proprio a partire dall'ombrello 5G collocato sopra industria. Questo perché il 5G ha particolari caratteristiche non solo di ampiezza di banda ma anche di latenza e sono fondamentali per le imprese anche meccaniche, in particolare per la robotica. Quindi un intervento che per le nostre PMI sarebbe fondamentale è quello di iniziare il più presto possibile a sviluppare isole 5G nei distretti industriali dove sono collocate.
Ma la vera rivoluzione potrebbe essere quella di far lavorare insieme piccole imprese e pubblica amministrazione. Proprio in questi giorni, negli Stati Uniti, si sta discutendo di una proposta veramente interessante, innovativa e brillante, che viene chiamata 5% to start, il 5% per partire. In cosa consiste? Consiste nel prevedere che la pubblica amministrazione dedichi il 5% dei propri contratti, delle proprie commesse, alle piccole, medie, ma anche piccolissime imprese, in maniera tale da fare partire tutto un tessuto di questo tipo, che è poi quello che in realtà produce il maggior numero di posti di lavoro. L'Italia è lontana dalle situazioni di eccellenza e quindi è uno dei paesi europei che più debbono intervenire su questo aspetto. Come fare? Allora, innanzitutto c'è un problema nella nostra università. Noi laureiamo troppo pochi giovani nelle discipline dell'ICT, informatica e telecomunicazioni. Noi ne laureiamo circa un quinto, se non peggio, rispetto a quelli che vengono laureati mediamente nei paesi europei con cui ci confrontiamo, cioè Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Un quinto ogni anno. Quindi ci allontaniamo sempre di più da quella che è la loro diciamo, situazione di laureati in queste discipline. Quindi non c'è solo il problema che spesso viene ripetuto, della fuga dei nostri cervelli. In realtà noi ne creiamo troppo pochi in questo settore. E quindi bisogna, sicuramente intervenire a livello universitario, cercando di aumentare l'iscrizione dei giovani nelle discipline ICT e di accompagnarli alla laurea. Occorre poi comunque, data l'orizzontalità delle discipline digitali di cui parlavamo, occorre anche fare in modo che il digitale venga in qualche modo a livello di base insegnato in tutte le lauree. Quindi debba esistere una materia di fondamenti di digitale, come dico io, in qualunque corso di laurea, persino nelle lauree umanistiche. E questo è fondamentale e andrebbe fatto subito. Non sarebbe male neppure se, al di là delle esistenti lauree in informatica che abbiamo nelle università italiane, potessimo pensare ad istituire una laurea in ingegneria digitale che metta insieme competenze di digitale, di gestione d'azienda e, perché no, anche discipline di carattere legale, con riferimento ai nuovi modelli digitali. Questa sarebbe una decisione molto importante che, il MIUR potrebbe prendere per, aiutare la crescita in questo settore. Esiste un problema tradizionale in Italia nella gestione dei progetti, perché gli stati di avanzamento e le verifiche finali sono tradizionalmente dei momenti molto formali e molto burocratici. In questo c'è necessità di cambiare per legarsi di più a valutazioni nel merito. E non solo a aumentare il livello di comprensione del merito dei progetti e quindi della loro valutazione di qualità effettiva, svincolandosi da tutta una serie di aspetti formali, ma occorrerà
Sicuramente identificare delle modalità e dei livelli di accompagnamento dei progetti, cioè chi svolge un progetto deve essere realmente seguito in modo tale che si possano risolvere le difficoltà che possono intervenire nello svolgimento del progetto e perché no anche accumulare delle valutazioni che possono rappresentare delle premialità sui progetti. Questo problema che noi abbiamo tradizionalmente, lo si nota in tutti i settori, anche nel settore della ricerca di cui io mi occupo, è così, molta burocrazia e molto formalismo, dipende da due aspetti, dalla scarsa competenza della pubblica amministrazione, cioè l'incapacità purtroppo di valutare molto spesso nel merito dei progetti, è l'insufficienza del budget dedicato a tutte queste operazioni di accompagnamento. Spesso non sono previsti dei budget per fare queste cose. Quindi il budget per un progetto deve includere una quota obbligatoria per le operazioni di accompagnamento del progetto che servono sia per una valutazione reale della qualità, ma anche per eventualmente prevedere operazioni di continuazione, di ulteriore sviluppo di progetti di quelli che sono valutati più interessanti, più promettenti, più validi, cosa che normalmente non si può fare perché quando un progetto finisce, finisce il budget e questo determina un danno in realtà perché spesso determina lo scioglimento di gruppi di lavoro che hanno ben operato e che in mancanza di budget, dovendo andare a cercare un budget da qualche altra parte, spesso non ci riescono e devono sciogliersi, mentre questi nuclei di ricercatori, nel caso delle attività di R&D o comunque di progetti di innovazione, nel caso di progetti che valgano per esempio per la pubblica amministrazione, questi gruppi possono sciogliersi e non essere più pronti a raccogliere nuove opportunità e quindi a fare crescere, diciamo, le competenze.